Cannette, cannette, poi pom pom pom. Ciò per e basta. Voglio rifare la versione punk hardcore, la sigla dei i Puffi sanno. No, te la boccio, i Puffi li odio. I Puffi, tu lo sai il mio discorso sui Puffi. È molto grosso e sì, non voglio parlarne qui ora. Cristina D'Avena, le meglio produzioni. No, parlo. Io non posso sopportare che tu mi porti in reaction i Puffi. Puffi, Smurf. Tu lo sai Smurfs. Quanto odio. Tu sai, la sai la dietrologia dei Puffi? Sì. Del fatto che Gargamella era uno dei... Cioè, ma loro non avevano colpa, però neanche Gargamella. No, Gargamella non aveva colpa, loro sono dei figli di puttana. Che facevano loro? Che cazzo loro facevano? Rompevano il cazzo a un povero cristiano che... No, era lui che voleva... No, no, caro, no, no, caro. Lui era uno, un reietto della società che aveva sì, bisogno di riscatto. Sì, ma lui si è presa con loro per riscattarsi. Loro giustamente dice, cazzo vuoi? E quindi andiamo a rompere il coglione. Non gli andavano a rompere. I Puffi non sono degli animali e come animali devono non essere. Non sono animali, sono dei folletti di merda. Spiritelli dei boschi, neanche gnomi. Io li considero comunque meno degli gnomi. Birba. Sei pazzo. Poi ti dice Puffi. Quello... Il pazzo ha diventato birba. Sì. Vabbè, cominciamo. Grazie, figlio della me. Come state? Tutto bene? Sì. Ciuccio bene. Ciuccio bene. Ciuccio bene. Chi è Ciuccio bene? Oh, minchia, una vecchia canzone. Forse era UEA che entrava tutto nudo. UEA. C'era cioè, la tipa, gli cadeva il catch. Il gullet. E quello, con gli M&M's. Io c'avevo le treccine. Con gli M&M's. Io le treccine c'avevo. Tu. Che cazzo ne stavi? Avevi le treccine fisiche? No, c'era il cappellino, le treccine di gullet quando ero piccolo. Che tutta. Merda. Vabbè, ma erano Italia 90, ma che cazzo ne Madonna. Sapete voi? Il gatto ti sta mangiando tutto. Ragazzi, è ora di parlare di Genitize. Come avete visto, non Ah, io volevo parlare dei Puffi. Reduce del disco che è uscito qualche mese fa, che ci è piaciuto veramente tanto. Abbiamo pensato pure che sia uno dei... un disco di Genitize, sì, perché è andato un po' sull'indie. Non parlava di Cannetta, ha fatto delle produzioni molto più interessanti. È stato un viaggio molto introspettivo. Vabbè, era un bel disco, a me personalmente non mi ha entusiasmato, però era un bel disco. Sì, confronto alla roba che molto più maturo, giro. Tante cose, e anche di tante cose su. Ci aspettavamo peggio. Ha fatto di meglio, secondo me. Ha fatto di meglio, ha fatto anche molto peggio. Ma e quindi siamo in quel limbo in cui dici accettabile. Dici, prodotto da Frenetic e Orange, che sono amici, salutiamo. Loro spaccano i culi anche le produzioni, c'è questa roba molto particolare. Ma allora, Frenetic e Orange, ma voi avete fatto mica una roba tipo Two Fingers con l'alieno in piscina, che poi c'era una roba anche tipo Gabri Ponte che era interessato e poi niente. Perché era bella, se non mi sto confondendo con qualcun altro. Vabbè, questa è la droga che ti sta salendo. Quelle sono le cannette passive di Genitize. Ho capito. Sigla! L'ho mandata come Spectraman. Ho avuto una paura e adesso devo cominciare, devo schiacciare play. Vabbè, la sigla è arrivata, andiamo avanti. C'è te, lo dici? No, sono in Willa che fotte le cose. Fiorettini. Pelato di me. Citazione. Cappellino. Ah, Ian Signorino. Ma se vuole campare sarà all'interno. Comunque il panino matto voglio andare a mangiarci, Che produzione, che figa, cazzo. E beh, il video è molto lolo. Tavola calda americana. Non è grume. Sì, così che. Ehi. Fatti queste camicie. Tu sei fissa con le camicie così, Molto introspettivo. Valorizzare la pelata riempendosi di tatuaggi a minchia. Ah, comunque contestualizzato la cannetta. È lunga, Sparzo. E birrette. Rimaniamo comunque abitudini, anche se adesso abbiamo magari più soldi. Sì, sul neon si sta buffando. Geniale. Adesso dicono che hanno scherzato, in realtà. No, lei non scherza mai, secondo me. No. E come al solito arriviamo in punto in cui il pezzo è bello, la canzone è bella, il video è bello e parleremo di altro. Intanto, secondo me, Genitize ha degli anelli così larghi perché deve far fare le trazioni ai Puffi. Io pensavo che gli anelli così grandi fossero perché ci sono ste campane di merda che mi hanno rotto i coglioni. Sono le campane. Però, invece, la cosa interessante è che a me piace l'indie. Parlo non piace questo l'indie. Spostarsi sull'indie romano, merda finocchia da hipster, ok? Sì. Però parliamo un attimo dell'indie. Ai ragazzi che dicono voglio fare l'indie, non fate l'indie, che a parte che è merda qualunquista. Non è vero. Ma chi fa bene l'indie? Io. No.
chi fa bene l'indie? Chi viene da altro? Chi ha un background musicale? Sì. Chi viene dal punk? Chi viene dall'hardcore? Chi viene dal rap? Chi viene piuttosto dal pop? Che un vero background musicale. Quindi che ha fatto musica per tanto tempo, allora poi riesce a fare l'indie, perché l'indie è un'infilata di minchiate qualunquiste una dietro l'altro. Però devi costruirle ad arte, perché per costruire ad arte qualcosa devi avere un mestiere fatto ad arte prima. Tu ragazzino di merda con le Clark che vuoi fare l'hipster radical chic, faccio l'indie così vado a suonare al circolino Arci, farai schifo a cazzo, e farai schifo a cazzo in modo dozzinale, qualunquista e pretenzioso, e ti sentirai un artistoide perché magari sai leggere gli spartiti, hai fatto il conservatorio e sai fare quattro accordi con la chitarra. No, sei un minchia. Bene. E questa è proprio la verità, perché l'ho detta io. Se non sbaglio ho sentito Coma Cose in mezzo a queste cose. Coma Cose è una merda. È una merda. Mi piace perché è rasata zero, però solo quando la truccano bene. Adesso che ti truccano bene, mo quello le dice: ah, hai detto che la mia ragazza è truccata. Di chi è ragazza Coma Cose? Ma che cazzo me ne frega a me? Mi fa cagare quella. No, è bella Coma Cose. No, non sto parlando. Allora, no. Mi ricorda Demi Moore. Scendiamo la questione. Scendi, io quando dico mi fa cagare, fisicamente la gente non me ne frega un cazzo. Perché a me, come vedete, dico, noi non è che fisicamente siamo. A me di quando dico fa cagare è perché è una cosa che non riesco a accettare. E io sono uno che accetta facilmente le cose musicali. Sì, io. Piace tutto. A te piace tutto. Basta che è nuovo ed è, e te lo spacciano come nuova moda. Bravo. A me non piace mai un cazzo. Certo, perché sei un coglione. Comunque. Perché sei un coglione? Siamo due coglioni uguali. Ma odiamo. Esatto. Però. Sei campane de merda. Poi quanto durano? Che cazzo, la festa della Madonna? Madonna Coma Cose. Coma Cose? Madonna Coma Cose, quindi Madonna Comatosa. No. Merda. Cosa? Madonna merda. Sì, Madonna Coma Cose. Visto che la proprietà transitiva di Coma Cose è. E quindi è un sillogismo? Aristotelico? Allora, Coma Cose no, cos'è? Me fregna. No, Madonna fregna. No, no. Coma Cose è. Non riesco a arrivare. Personalmente, per me, indie. Coma Cose. Indie. Ne avevi detto prima, giusto? Merda. Quindi la Madonna è Coma Cose. E indie la Madonna. No, Gesù Cristo. Gesù Cristo invece è hipster. La barba è merda. Gesù Cristo è hipster. Dio è metallaro. Gesù Cristo comunque... è indie. No, hipster. Gesù Cristo è Sfera Ebbasta. Perché Sfera Ebbasta è incompleto. No, incompetente. Signora si applichi. Fausto. No, questo è qui. Un aiutino. Incapace. No, Ius Soli. No, Ius Soli. Ignorante. Inutile. Sì. Dio. Ma non gli ho dovuto dire. Inutile. Ritardato sei. Quindi Gesù, Sfera Ebbasta. Sfera Ebbasta due è. Due. Sfera Ebbasta è. La novità. No, Gesù è una novità. Ho citato Gesù come novità. Perché non lo riscopri? Gesù da portare. Hai capito? Comunque io Coma Cose me la chiamerei. Ho capito, Gesù no, però. Cos'è? Quanto è durata sta merda? Voglio chiudere. Non arriva, arriva a 10 minuti, sta merda. Ancora 2 minuti, dai. Sto merda. Aspetta. Sto Gesù. No! No! Sto Coma Cose. Merda, sto merda. E Coma Cose? Coppa le view. Coma Cose sto magazine. Ma c'è su Teen Trap Coma Cose? No, ma che cazzo c'è sta schifosa? Piango. Te lo dico che non ci arrestano. E voi sono tutti amici questi. E uno parla, no, la mia ragazza Coma Cose la tua è amica. È fidanzata Coma Cose. Ma non puoi venire qua a dirci perché? Perché se fai così cacare. Assieme a Beba. Beba. Il prossimo stronzo che mi parla di Beba, che è forte. Non è forte, è meglio Coma Cose di Beba. Meno quella fa gli indie. No, no, no. Meglio Coma Cose di Beba. Coma Cose o Beba? No, Coma Cose. Ma anche come ficcabilità. No, io ho sentito dei pezzi di Coma Cose che sì, volevo spararmi. Però dicevo, è Coma Cose. È come te con Priestess. Con Priestess. Priestess? Chiudi un occhio. Chiudi un occhio su quella cosa. Perché dovrei odiarla per quella cosa. Ma io mica la odio perché sta con quello hipster brutto. Chi sta con quello? La barba, gli svoltini, la berretta, piuttosto non Priestess sta con chi sta Priestess? Con Madman. Ma non sta con Madman. No, con Jamie Tyson. Ma nemmeno con Jamie. Madman c'ha. Col cugino di Wad. Sono tutti pugliesi. Raga, è una merda sta reaction. La canzone è una figata, ragazzi, devi dire. Sì. Ah, no, no, però il discorso che stai facendo. Cosa? Di Gesù. Dai, ce la faccio, non sono fatti questi collegamenti. Questa è la novità. L'indie non è indipendente come quelli. Oh, io no, etichetta indipendente. No.
l'India è merda. L'India era nato come indipendente. È merda qualunquista che serve solo agli universitari che vogliono sentirsi sto cazzo, e per chiavare devi dire: oddio, ti prego, dimmi che siamo solo io e te a conoscere quel film cecoslovacchio del 22 dove che in bianco e nero non dicono un cazzo, ma per esprimere quel senso di gravità e di ansia inquadrano per un quarto d'ora una teiera che bolle e fischia. Guarda, sì, e te la do, però non voglio venire perché il sesso lo vivo in modo così distaccato come il favoloso mondo di Amélie. Mi verso strana e faccio finta di essere alternativa e sempre specialissima. Guarda, è una bellissima fotografia, ma quello che volevo dire è che il ragionamento che hai fatto tu dell'indie fatto a cazzo solo perché dovete essere indie, solo perché dovete prendervi la fetta di mercato che sta andando adesso parallelamente al rap, è una minchiata. Studiate, abbiate un background musicale, come per fare il rap c'è bisogno di un background musicale, anche semplicemente per musicale, capire musicale, che cosa stanno facendo. A 360, non solo quella cosa. Quelli che dicono: io faccio cantautorato sperimentale. No, tu fai cacare. Sono d'accordo. Quindi mi raccomando, non diventate come cose. Ciao. E non compratevi le Clarks.